Giovedì 11 febbraio. Marco 11, 15-19. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, il Signore Gesù e i Suoi discepoli giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. Questo episodio evangelico è collocato da Marco in mezzo al racconto propostoci dalla liturgia di ieri, tra la maledizione del fico senza frutti e l'invito di Gesù a una preghiera fiduciosa di fronte alla visione del fico seccato. Qui ritroviamo tutta l'incapacità della comunità religiosa di Israele a comprendere quale sia lo spazio del rapporto con Dio. Un interrogativo che è radicalmente serio ancora oggi per noi: di che cosa è fatto il nostro ritrovarci, il nostro avere in qualche modo casa insieme? Certo, è stato ed è ancora un tempo difficile in cui la possibilità di incontrarsi è impoverita, si è fatta più formale, siamo perfino un po' carichi di sospetto quando ci incontriamo o ci avviciniamo. E allora è ancora più necessario che ci interroghiamo di nuovo, o in un modo nuovo almeno, su cosa sia essenziale nel nostro essere Chiesa, cosa rimane irrinunciabile nelle forme con le quali condividiamo la fede e ci aiutiamo a crescere insieme nell'ascolto del Signore. Che non sia questa un'occasione persa in cui semplicemente attendere che tutto possa tornare alla normalità di prima. Anche oggi forse ci sono tavoli e sedie da rovesciare. E questo è il momento opportuno per accorgercene e per rinnovare il nostro modo di essere insieme, per recuperare l'essenziale e poterci serenamente dire che forse alcune cose non ci servono più e ne possiamo fare a meno. O addirittura forse alcune cose ci hanno persino allontanato da ciò che è irrinunciabile e altre invece proprio non possono assolutamente mancare. Dobbiamo riprendere con coraggio il sogno vivo di essere casa di preghiera per tutte le nazioni, proprio tutte, senza esclusione alcuna. A tutti una buona giornata.